un'icona rivive. La nuova Renault 5 è qui per riscrivere la storia. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi siamo alla sede Renault di Gruppo Carmeli a Coccaglio con la nuova Renault 5, una vettura che rende omaggio all'iconico modello degli anni 70, ma con un design completamente rinnovato per i tempi moderni. Il look della nuova Renault 5 richiama le linee vintage della storica R5, reinterpretandole con un tocco moderno. I fari anteriori hanno un design squadrato, simile a quello dell'originale, ma sono dotati di tecnologia full LED e sono caratterizzati da questo motivo a forma di rettangolo che ritroviamo in diverse parti della vettura, come qui sotto. Al centro del cofano troviamo il logo Renault aggiornato, bello in grande. Più sopra invece troviamo questa chicca. Si tratta di un pannello che ha la funzione di indicare il livello di carica della batteria. Geniale! Le linee generali sono sportive e compatte, che personalmente apprezzo molto. È un'auto che non passa inosservata, un'icona che si reinventa senza dimenticare le proprie origini. Anche al posteriore hanno fatto un lavorone, incarnando lo spirito della vecchia R5 in chiave moderna. Renault ci ha ormai abituato allo splendido design dei gruppi ottici posteriori. Anche in questo caso, infatti, hanno un disegno tridimensionale che li rendono moderni, ma dall'anima vintage. Molto bella anche questa barra incastonata che collega i due fari. Passiamo poi ai cerchi in lega, che in questo allestimento sono diamantati da 18 pollici. Hanno un design molto particolare con queste 6 palette. Anche la linea dei finestrini richiama quella squadrata della vecchia Renault 5. E la scelta dei colori, infine, è ampia. La parola d'ordine, infatti, è personalizzazione, perché oltre al colore primario possiamo scegliere se avere il tetto in tinta oppure nero, scegliere anche il colore del suo profilo. E in più abbiamo anche 5 scelte per quanto riguarda le decorazioni esterne sul tetto e sulle portiere anteriori. Passiamo ora agli interni, dove la modernità si combina al passato per creare un ambiente raffinato e accogliente. Stupendi! I sedili hanno un design retro futuristico, ricordano molto quelli della Renault 5 Turbo, davvero fantastici, come è fantastica tutta la tappezzeria interna, dalle portiere al cielo, che ha questa trama a forma di cubo. Anche la plancia ricorda tantissimo quella della Renault 5 Turbo, con uno stile squadrato, pulito e minimal, dominata da uno schermo centrale touch da 10,1 pollici che permette di gestire facilmente il sistema di infotainment con Apple CarPlay, Android Auto e tutti i servizi integrati Google ai quali Renault ci ha abituato. Possiamo connettere lo smartphone e avere tutto a portata di mano, dalla navigazione alla musica. Altra chicca è l'arrivo dell'avatarreno, un assistente dotato di intelligenza artificiale che ci darà informazioni e consigli relativi al veicolo e all'esperienza di guida. Il cruscotto digitale davanti al conducente fa sempre parte dell'interfaccia OpenAR, quindi troviamo una grafica accattivante, fluida e moderna, per un'esperienza al top. Anche dal lato passeggero troviamo un chiaro riferimento alla vecchia R5, con questo fantastico design della plancia. Non mancano poi portaoggetti nelle portiere e nel tunnel centrale, che anche in questo caso è dotato di ricarica a induzione per il nostro smartphone. Il bagagliaio è da 326 litri e abbattendo i sedili posteriori lo spazio aumenta ulteriormente, arrivando a 1106 litri. La nuova Renault 5, come sapete, è completamente elettrica ed è spinta da un motore da ben 150 cavalli, abbinato a una batteria da 52 kWh con più di 400 km di autonomia. Tra la fine del 2024 e nel corso del 2025 arriveranno anche due alternative, una da 120 e una da 95 cavalli, dotata da una batteria da 40 kWh e un'autonomia di 300 km. La nuova Renault 5 è un'auto che ti farà innamorare, un design iconico, una tecnologia all'avanguardia e un piacere di guida ineguagliabile. Venite in concessionaria per un test drive e scoprite di persona tutte le sue caratteristiche. Grazie per averci seguito, iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna novità. Ci vediamo al prossimo video.